Krishna, 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 Krishna. Krishna, 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 Krishna. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, Krishna, Rakshamam. Krishna, 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 Pahima. Krishna, 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 Pahima. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshama. Rama Raghava, Rama Raghava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Paima. Srila Prabhupada ki jai. Shri Shri Nitai Sachinandana ki jai. Shri Shri Nitai Sachinandana ki jai. Shri Shri Nitai Sachinandana ki jai. Nitai Goda Premanande Hari Hari Bo. Hare Krishna.
Hare Krishna. Va bene? Bene, benvenuti a tutti, anche gli amici che seguono da casa. Benvenuti al consueto appuntamento con la lettura del libro di Krishna, che ricordiamo è il riassunto completo in prosa, quindi, del decimo canto dello Srimad Bhagavatam, che narra, decimo canto dello Srimad Bhagavatam, le trascendentali attività, la nascita trascendentale e le attività trascendentali del Signore Supremo, Sri Krishna, la suprema personalità di Dio. Siamo arrivati al capitolo 14, quindi oggi leggeremo appunto questo capitolo che si intitola Preghiere di Brahma a Sri Krishna. Ricordiamo il capitolo precedente, Brahma rapisce i pastori e i vitelli. Brahma aveva voluto fare un piccolo scherzo a Krishna per dimostrare a tutti che Krishna non è Dio, la persona suprema, e gli aveva rubato, ossia rapito, i pastorelli, i suoi amici, e i vitellini. Li aveva fatti sparire, per dimostrare a tutti che lui non è Dio, la persona suprema, grazie. Krishna invece, per dimostrare a Brahma e a tutti che lui è Dio, la persona suprema, si espande in una moltitudine di forme che sono andate a rimpiazzare quei vitelli e quei pastorelli che erano stati rapiti da Brahma, e appunto per dimostrare a Brahma che lui può fare questo perché è la persona suprema. E in questo momento Brahma si rende conto dell'errore, di presunzione, aveva presunto, quindi era presuntuoso, e rivolge le sue preghiere a Krishna. Infatti questo capitolo si chiama Preghiere di Brahma a Sri Krishna. Hare Krishna. Brahma disse: O Signore, tu sei la persona suprema, l'unica degna di adorazione. Ti offro dunque i miei omaggi e le mie più umili preghiere perché possano soddisfarti. Il tuo corpo ha il colore di una nuvola piena di pioggia e dal tuo abito giallo, elettrica e argentea, emana una radiosità brillante. Senza fine i miei rispettosi omaggi al figlio di Maharaj Nanda, lui che sta davanti a me, una conchiglia tra le mani, degli orecchini e una piuma di pavone tra i capelli. Il suo volto, incoronato da un diadema, risplende di bellezza. Ghirlande di fiori selvatici scendono dal suo collo e nella mano tiene un pezzetto di cibo. Con una canna, un corno di bufalo e un flauto, egli sta di fronte a me sui suoi piccoli piedi di loto. O Signore, gli uomini mi considerano il maestro di tutto il sapere vedico e il creatore di questo universo, eppure mi sono rivelato incapace di comprendere la tua persona, sebbene tu ti presenti davanti a me come un bambino. A vederti giocare con i tuoi piccoli amici, i tuoi vitelli e le tue mucche, si direbbe che non possiedi neppure una grande educazione. Semplice bambino di villaggio, tieni il tuo cibo nelle mani e cerchi i tuoi vitelli, eppure il tuo corpo è talmente diverso dal mio che non posso valutarne la potenza. Come ho rivelato nella Brahma Samhita, il tuo corpo non ha nulla di materiale. La Brahma Samhita descrive il corpo del Signore come completamente spirituale e non differente dalla sua persona. Ogni parte del suo corpo è capace di sostituirsi a tutte le altre nelle loro funzioni. Il Signore può vedere con le mani, ascoltare con gli occhi, accettare le nostre offerte di cibo con le gambe e creare con la bocca. Brahma continuò: Tu sei apparso come un giovane pastore per il bene dei tuoi devoti, e anche se io ho commesso un'offesa molto grave ai tuoi piedi di loto, col rapimento dei tuoi amici e dei tuoi vitelli, sento che tu provi compassione per me. Questa è la tua qualità sublime. I tuoi devoti suscitano in te un grande affetto, ma io ancora non riesco a capire la potenza dei tuoi atti. E se io, Brahma,
l'essere sovrano in questo universo, non posso valutare la potenza spirituale del corpo di Dio, la persona suprema, che appare come un bambino, che dire degli altri? Quanto meno di me potranno comprendere i tuoi divertimenti sublimi? La Bhagavad Gita dichiara perciò che chiunque riesca a capire anche solo un frammento dei divertimenti spirituali e assoluti del Signore, come anche della sua apparizione, della sua scomparsa, si qualifica subito per entrare nel suo regno appena lasciato il corpo materiale. E i Veda confermano: comprendendo la natura di Dio, la persona suprema, si spezzerà la catena di morti e rinascite. Non consiglio dunque a nessuno di tentare di conoscerti attraverso il sapere speculativo. Il modo migliore per conoscerti consiste nel rifiutare la via speculativa e nel cercare con sottomissione di ascoltare di te dalle tue stesse labbra, come nella Bhagavad Gita e in numerose altre scritture vediche, oppure da quelle di un bhakta realizzato, che ha preso rifugio nei tuoi piedi di loto, senza però tingere il nostro ascolto con speculazioni intellettuali. Non è neppure necessario cambiare la propria posizione nella società, è sufficiente ascoltare il tuo messaggio. E se è impossibile arrivare a conoscerti attraverso i sensi materiali, ascoltando invece ciò che riguarda la tua persona, le tenebre della falsa conoscenza si dileguano. Soltanto per la tua grazia tu ti riveli al tuo devoto, non c'è altro modo di conquistarti. Il sapere speculativo senza traccia di servizio o di devozione è una semplice perdita di tempo nella ricerca della tua persona. Tanto grande è l'importanza del servizio di devozione che anche un lieve sforzo in questa via può elevarci alla più alta perfezione. Lieve sforzo. Non si deve trascurare questo favorevole sentiero per preferire quello speculativo, che condurrà tutt'al più ad una conoscenza parziale della tua manifestazione cosmica, e certamente non alla comprensione della tua persona, che è l'origine di ogni cosa. I tentativi di coloro che hanno come unico interesse il sapere speculativo si riducono solo ad una fatica inutile, come se si volesse estrarre dal riso battendoneli, come se si volesse estrarre del riso battendone l'involucro vuoto. Dal riso non ancora brillato si otterranno i grani bianchi, ma se il riso è già stato mondato non serve a niente batterne la crusca. O Signore, continua Brahma, nella storia dell'uomo sono molti gli esempi di persone che, dopo aver fallito nel tentativo di raggiungere il livello spirituale, impegnarono il corpo, la mente e le parole nel servizio di devozione e giunsero così alla perfezione più alta, cioè quella di entrare nella tua dimora. Le vie della speculazione intellettuale o della meditazione yoga sono tutte inutili per la comprensione della tua persona, se non vi è traccia di servizio di devozione. Occorre dunque impegnarsi nel servizio di devozione anche nell'ambito delle proprie attività sociali e restare sempre vicini a te, ascoltando e cantando le tue glorie sublimi. L'attaccamento all'ascolto e al canto delle tue glorie è sufficiente da solo per raggiungere la più alta perfezione ed entrare nel tuo regno. Così l'uomo, che si tiene sempre a contatto con te attraverso l'ascolto e il canto delle tue glorie e ti offre i frutti delle sue opere per la tua soddisfazione, entrerà con facilità e con gioia nella tua dimora suprema. Soltanto chi ha purificato il cuore da ogni contaminazione può realizzarti, e sono il canto e l'ascolto delle tue glorie che permettono questa purificazione del cuore. Il Signore è presente in ogni luogo, ed Egli stesso insegna nella Bhagavad Gita, il capitolo 9, verso 4 della Bhagavad Gita, dice: questo universo è completamente penetrato da me nella mia forma non manifestata. Tutti gli esseri sono in me,
ma io non sono in loro. Poiché il Signore è onnipresente, nulla sfugge alla sua conoscenza, ma la comprensione della natura onnipresente di Dio non può trovare posto nel sapere limitato degli esseri individuali. Soltanto chi è giunto a stabilizzare la mente fissandola sui piedi di loto di Krishna può conoscerlo. La mente, per natura, vaga qua e là sui diversi oggetti che soddisfano i sensi, e soltanto l'essere che impegna sempre i sensi nel servizio al Signore può controllare la mente e fissarla ai suoi piedi di loto. Questa concentrazione della mente sui piedi di loto del Signore è detta Samadhi, e nessuno, senza prima giungere a questo livello, può capire la natura di Dio, la persona suprema. Filosofi e scienziati studieranno forse la natura materiale atomo per atomo, forse. Avanzeranno al punto di contare tutti gli atomi che compongono un'atmosfera materiale, o anche tutti i pianeti e le stelle nel cielo. Forse giungeranno persino a contare le molecole irradiate dal sole, ma nessuno mai sarà capace di contare le qualità di Dio, la persona suprema. Come insegna l'inizio del Vedanta Sutra, la persona suprema è la fonte di tutte le qualità. Generalmente è detta Nirguna, cioè senza attributi. Il termine guna significa attributo, e nir è un prefisso negativo, quindi senza attributi. La persona suprema è definita nirguna, senza attributi, ma gli impersonalisti lo interpretano nel senso di privo di attributi. Sprovvisti come sono della realizzazione spirituale perfetta, non sanno valutare gli attributi del Signore e concludono perciò che egli ne è totalmente privo, cadendo però così nell'errore. In realtà, il Signore è la fonte originale di tutti gli attributi che emanano costantemente dalla sua persona. Come sarebbe possibile per un essere limitato enumerarli? Se si potesse isolare un istante, forse si potrebbero contare gli attributi manifestati in quell'istante, ma nell'istante successivo già essi si sarebbero moltiplicati. Perciò Krishna è detto Nirguna. Nessuno può valutare i suoi attributi e sforzarsi di capirli con la speculazione intellettuale, perché è perfettamente inutile. Non c'è alcun bisogno di adottare la via speculativa o dedicarsi agli esercizi fisici che conferiscono le perfezioni yoga. Dobbiamo capire che le gioie e i dolori sono predestinati. È inutile tentare di sfuggire alle sofferenze dell'esistenza materiale e raggiungere la felicità con vari esercizi fisici. La via migliore è quella dell'abbandono a Dio, la persona suprema, offrendogli il corpo, la mente e le parole, e assorbendosi sempre nel suo servizio. Solo questo impegno spirituale sarà coronato da successo e permetterà di comprendere la verità assoluta. Perciò l'uomo di intelligenza non si sforza di conoscere la persona suprema, la verità assoluta, con i suoi poteri speculativi o sovrannaturali, ma preferisce impegnarsi nel servizio di devozione e dipendere dal Signore, consapevole che ciò che accade al corpo è dovuto alle azioni materiali precedenti. Una vita così, condotta nella semplicità e nel servizio di devozione al Signore, automaticamente ci eleggerà eredi della dimora assoluta. Ogni essere vivente è un frammento del Signore Supremo, un figlio di Dio. Perciò ha il diritto naturale di ereditare le ricchezze del Signore, di condividere le sue gioie spirituali. Ma, entrando a contatto con la materia,
gli esseri condizionati si sono visti praticamente diseredati. E solo se adottano il semplice metodo del servizio di devozione potranno liberarsi da ogni contaminazione materiale e accedere al piano spirituale, dove godranno della compagnia del Signore Supremo. Brahma si definì, di fronte al Signore, come la creatura più presuntuosa, perché aveva voluto mettere alla prova i poteri di Dio. Se rapì i giovani pastori ai vitelli, fu per vedere come il Signore se li sarebbe ripresi. Tentativo tra i più presuntuosi, come Brahmaji riconobbe più tardi, perché mirava a paragonare la propria potenza con quella di Dio, dal quale traggono origine tutte le energie. Ritornato in sé, Brahmaji si rese conto che sebbene possedesse potenze enormi in confronto agli altri esseri dell'universo materiale, queste non rappresentavano niente di fronte alla potenza di Dio, la persona suprema. I nostri scienziati hanno elaborato meraviglie, tra virgolette, di potenza, come le armi nucleari, i cui effetti devastatori sulla Terra sembrano di dimensioni cosmiche. Ma sperimentate sul Sole, quale sarebbe la loro potenza? Nulla. Così, il rapimento dei vitelli e dei giovani pastori da parte di Brahma mostrava senza dubbio un meraviglioso sfoggio di poteri soprannaturali. Ma quando Sri Krishna esibì il suo potere di moltiplicarsi in altrettanti vitelli e pastori e senza sforzo mantenne queste emanazioni di se stesso, Brahma poté capire quanto insignificante fosse il proprio potere. Brahma si rivolge a Krishna chiamandolo Achyuta, Achyuta, perché il Signore non dimentica mai anche il minimo servizio che il suo devoto gli offre. Così intenso il suo affetto verso i suoi devoti, così grande la sua bontà, che il minimo servizio assume un valore immenso ai suoi occhi. Brahma ha certamente offerto molto servizio al Signore, e come reggente di questo universo, Brahma è senz'altro un fedele servitore di Krishna, perciò riuscì a riappacificarlo. Egli implorò il Signore di considerarlo come un ubbidiente servitore, i cui piccoli errori e impudenze erano perdonabili, e riconobbe che la sua potente posizione l'aveva riempito di orgoglio. Ma Brahma è l'incarnazione stessa della passione in questo mondo, questo orgoglio quindi gli è naturale e spiega il suo errore. Dopotutto Sri Krishna vorrà, pur mostrare la sua compassione a lui, il suo subordinato, e perdonargli quello sbaglio grossolano. Ora Brahmaji realizzava la sua vera posizione. Certamente egli è il precettore sovrano di questo universo e controlla la messa in atto della natura materiale, costituita da tutti gli elementi materiali: falso ego, intelligenza, mente, etere, aria, fuoco, acqua e terra. L'universo, per quanto gigantesco, rimane pur sempre misurabile, proprio come il nostro corpo, anche se con una scala differente. Il corpo di un uomo misura generalmente 7 dei suoi cubiti, così il nostro universo, per quanto può sembrarci immenso, per Brahma misura soltanto 7 cubiti. Esiste poi un numero illimitato di universi fuori della giurisdizione di Brahma, che governa il nostro universo. Come innumerevoli frammenti atomici passano attraverso i buchi di una zanzariera, così milioni e trilioni di universi, allo stato di semi, emanano dai pori del corpo di Mahavishnu, il quale è soltanto un'emanazione di un'emanazione plenaria di Krishna. Di conseguenza, pur essendo la creatura suprema nel nostro universo, quale importanza può avere Brahma in presenza di Sri Krishna? Se uno vuole avere un po' un'idea di quella che è la,
la struttura dell'universo reale, la completa, il quadro totale della realtà, può dare un'occhiata al quadro che c'è sotto, giù, nell'entrata. Avete visto, no? C'è una piccola parete così didattica, c'è il quadro più grande, con sotto una didascalia, dà proprio il quadro totale della realtà. Quindi se qualcuno vuole dare un'occhiata, è preso dal Bhagavatam, è un riassunto visivo, una sintesi visiva di quella che è la struttura dell'universo presentata da Sri Krishna nello Srimad Bhagavatam, così come egli ha emanato tutto quello che esiste. Hare Krishna. Brahmaji si paragonò dunque ad un bambino ancora nel grembo della madre. Se giocando con le mani e i piedi il nascituro tocca il corpo della madre, questa si sentirà forse offesa? Così, per quanto grande sia Brahma, egli si trova nel grembo di Dio, la persona suprema, così come tutto ciò che esiste. L'energia del Signore è onnipresente, e nessun luogo della creazione sfugge alla sua azione. Ogni cosa rimane nell'ambito dell'energia del Signore, compreso il nostro Brahma e tutti i Brahma dei milioni e trilioni di altri universi. Il Signore è dunque la madre, e tutto, nel suo grembo, è il bambino che, toccando con i piedi il suo corpo, non la offende mai, lei che è così affettuosa. Che bella, questa immagine. Io la rileggo, è molto tenera. È molto scientifica. Il Signore è dunque la madre, e tutto, nel suo grembo, tutto è il bambino che, toccando con i piedi il corpo del Signore, il corpo della madre, non la offende mai, lei che è così affettuosa. Brahmaji ricordò poi che egli nacque dal fiore di loto che cresce e sboccia dall'ombelico di Narayana. Dopo che la distruzione dei tre mondi, i sistemi planetari Burloka, Bhuvarloka e Svargaloka, Quindi Brahmaji ricordò poi che egli nacque dal fiore di loto che cresce e sboccia dall'ombelico di Narayana dopo la distruzione dei tre mondi. L'universo si divide in tre parti. Maurizio, proprio come stavamo dicendo l'altro giorno. L'universo si divide in tre parti. Svarga, Marzia e Patala. E al tempo della distruzione, i tre sistemi planetari sono inondati dalle acque dell'universo. Allora Narayana, emanazione plenaria di Krishna, si sdraia sull'oceano Garbhodaka e dal suo ombelico cresce gradualmente un fiore di loto su cui nasce Brahma. Il Signore, in questa forma, è detto Narayana, perché in lui riposano tutti gli esseri viventi dopo l'annientamento dell'universo. Il termine Nara indica la totalità degli esseri viventi e Ayana il luogo di riposo. La forma di Garbhodakshay Vishnu è detta Narayana perché egli riposa sulle acque dell'universo, ma anche perché costituisce il riposo di tutti gli esseri viventi. Inoltre, come insegnerà la Bhagavad Gita, il Signore è presente nel cuore di tutti gli esseri. E anche in questo senso egli è Narayana, perché il termine Ayana significa anche fonte del sapere, oltre che luogo di riposo. La Bhagavad Gita ci insegna inoltre che la facoltà di ricordare è dovuta alla presenza dell'anima suprema nel cuore degli esseri. Dopo aver cambiato corpo, l'essere dimentica tutto della sua vita passata, ma, grazie a Narayana, l'anima suprema nel suo cuore, sarà indotto ad agire secondo i suoi antichi desideri. Brahmaji volle provare che Krishna è il Narayana originale, che egli è la fonte di Narayana e che questi non appartiene all'energia esterna, Maya, bensì rappresenta un'emanazione dell'energia spirituale. I movimenti dell'energia esterna, Maya, si manifestano solo dopo la creazione del mondo cosmico, mentre l'energia spirituale di Narayana operava già prima della creazione. Così,
le emanazioni dei Narayana, da Karano Dakshay Vishnu a Garbo Dakshay Vishnu e da Garbo Dakshay Vishnu a Kshiro Dakshay Vishnu, situato nel cuore di tutti gli esseri, appartengono tutte all'energia spirituale del Signore e non essendo soggette all'energia materiale non possono essere effimere. Infatti, ciò che è governato dall'energia materiale è nel dominio del temporaneo, mentre ciò che si opera sotto la guida dell'energia spirituale è eterno per natura. Brahmaji confermò ancora una volta che Krishna è il Narayana originale, dicendo che il gigantesco corpo universale del Signore riposa sulle acque Garbhodaka. Questo corpo gigantesco dell'universo è un'altra manifestazione della tua energia, continuò Brahma, poiché riposa sulle acque. Poiché riposa sulle acque anche la tua forma universale, Narayana, e noi tutti siamo nel suo grembo. Ovunque vedo le tue diverse forme di Narayana, sulle acque, nel mio cuore e ora qui, davanti a me. Tu sei il Narayana originale. O Signore, scendendo in questo universo nella tua forma di Krishna, ti sei rivelato chiaramente il maestro di Maya. Tu sei dentro la manifestazione materiale, tuttavia essa rimane completamente in te, come tu hai dimostrato quando rivelasti a Madre Yashoda l'intera creazione universale nella tua bocca. Grazie alla tua Yoga Maya, potenza inconcepibile, tu da solo puoi fare che si operino tali prodigi. O Krishna, caro Signore, questa manifestazione cosmica che noi percepiamo si trova completamente nel tuo corpo. Eppure, tu sembri essere fuori di me e io fuori di te. Com'è possibile questo, se non per l'azione della tua energia inconcepibile? Brahma sottolineava così che senza accettare il carattere inconcepibile dell'energia del Signore Supremo, non si possono spiegare le cose così come sono. Egli continuò. O Signore, anche dimenticando ogni altra meraviglia e considerando solo i fatti di oggi che ho visto con i miei occhi, come si può concludere, non concludere, che furono tutti generati dalle tue inconcepibili energie? Prima eri solo, poi ti ho visto moltiplicato in tutti i pastori e i vitelli che avevo rapito e tu, da solo, diventasti tutta l'esistenza di Vrindavana. Quindi ti ho visto, e con te tutti i giovani pastori, nelle forme di Vishnu a quattro braccia, a cui rendevi culto, a cui rendevano culto tutti gli elementi della creazione e tutti i Deva, tra cui anch'io. Infine, tutti tornarono ad essere giovani pastori, e tu rimanesti solo, come prima. Questo non dimostra forse che tu sei il Signore Supremo, Narayana, l'origine di tutte le cose, da cui tutto emana, in cui tutto rientra, ma che resta immutato? Gli uomini che non sono consapevoli della tua energia inconcepibile non possono capire che tu da solo ti moltiplichi per diventare il creatore Brahma, il mantenitore Vishnu e l'annientatore Shiva. Gli uomini che non vedono le cose nella giusta prospettiva credono che io, Brahma, sia il creatore, Vishnu, colui che mantiene, e Shiva, il distruttore. Mentre la verità è che tu solo sei tutto questo, sei il creatore, il sostegno e il distruttore insieme. Tu ti manifesti in numerosi avatara, tra i Deva, Vamanadeva, tra i saggi, Parashurama, tra gli uomini appari come Sri Rama, oppure come Sri Krishna, nella tua forma originale, tra le bestie, vieni come Varaha, l'avatara cinghiale, e tra gli esseri acquatici, come Matsya, l'avatara pesce. In un certo senso non si può dire che tu appari, perché sei sempre stato, sempre sarai e sei da sempre l'Eterno. La tua apparizione e scomparsa in questo mondo sono rese possibili dalla tua inconcepibile energia e hanno il solo scopo di proteggere i fedeli Bhakta e annientare gli Asura. O Signore, o persona sovrana che tutto penetri, o anima suprema,
maestro di tutti i poteri sovrannaturali. Nessuno può valutare i tuoi divertimenti sublimi come tu li riveli all'interno dei tre mondi. Nessuno può comprendere come tu abbia manifestato la tua yoga maya, come tu appaia in tanti differenti avatar e come i tuoi atti appartengano alla tua energia spirituale assoluta. O Signore, la manifestazione materiale è come il sogno di un istante e la temporaneità della sua esistenza non fa che turbare la mente. In questa esistenza l'angoscia consuma tutti gli esseri. Vivere qui porta solo continua sofferenza. Ma poiché si è sviluppata dal tuo corpo, che è eterno, tutto di conoscenza e felicità, questa esistenza effimera dell'universo materiale sembra piacevole e ci è cara. Tu sei l'anima suprema, la verità assoluta, la persona sovrana e originale, non c'è altra conclusione. Con la tua potenza assoluta inconcepibile ti sei moltiplicato in tante forme di Vishnu, in innumerevoli esseri viventi ed energie, ma tu rimani sempre l'essere supremo, che nessuno eguaglia. Tu sei l'anima suprema, sovrana. Gli innumerevoli esseri non sono che scintille del fuoco originale. O Signore, l'impersonalità dell'anima suprema è un concetto errato, perché vedo che tu sei una persona, la persona originale. L'uomo di scarso sapere crederà che poiché sei figlio di Nanda Maharaj, tu abbia preso nascita come un essere umano e non puoi essere la persona originale, ma si sbaglia, perché tu sei la persona originale, questa è la mia conclusione. Benché figlio di Nanda rimani la persona originale, come dubitarne? Tu sei la verità assoluta e certamente non appartieni alle tenebre materiali. Tu sei la fonte del Brahma Jyoti originale e degli astri di questo mondo. Come insegna la Brahma Samhita, il Brahma Jyoti non è altro che la radiosità spirituale che emana dal tuo corpo. Numerose sono le manifestazioni di Vishnu e quelle dei tuoi diversi attributi, ma non si possono porre tutte sullo stesso piano della tua persona. Tu sei la fiaccola originale da cui tutte le altre ereditano lo stesso splendore, ma è dalla prima che viene ogni luce. E poiché tu non sei una delle creazioni di questo mondo, rimarrai intatto anche dopo la sua distruzione. Tu sei la persona originale, perciò il Gopal Tapani e la Brahma Samhita ti descrivono come Govindam Adipurusham. Govinda è la persona originale, la causa di tutte le cause. La Bhagavad Gita insegna inoltre che la fonte della radiosità del Brahman sei tu. Questo è proprio il verso che leggeremo domenica prossima, 14:27. Yes. La Bhagavad Gita insegna inoltre che la fonte della radiosità del Brahman sei tu. Si deve stare attenti a non scambiare il tuo corpo, che è Akshara, indistruttibile per un corpo materiale, continuamente attaccato dalle tre fonti di sofferenza. Il tuo corpo è Sachid Ananda Vigraha, tutto di eternità, conoscenza e felicità. Tu sei chiamato anche Niranjana, perché i tuoi divertimenti come piccolo bambino di Yashoda Mata o come signore delle gopi non sono mai neppure sfiorati dalla contaminazione degli influssi materiali. Niranjana. Ti sei moltiplicato in migliaia di giovani pastori e vitelli, ma la tua potenza assoluta non è affatto diminuita. Tu rimani sempre completo. Le scritture vediche insegnano che sebbene delle entità complete in se stesse siano entrate, estratte dal tutto completo, dalla verità assoluta, e benché si manifestano tante manifestazioni del tutto completo, esso, il tutto completo, rimane l'unico, l'ineguagliabile. Tutti spirituali, i tuoi divertimenti non possono essere contaminati dai tre guna. Quando ti poni sotto l'autorità di tuo padre e di tua madre, Nanda e Yashoda, mostrando così l'amore che provi per i tuoi devoti, la tua potenza non decresce affatto. Tu non conosci rivali,
Soltanto gli uomini privi di sapere concluderanno che la tua apparizione e i tuoi divertimenti sono materiali. Tu sei al di là dell'ignoranza e del sapere. Come conferma il Gopal Tapani, tu sei l'originale Amrita, cioè l'originale nettare dell'immortalità. E niente può causare la tua distruzione, come confermano i Veda, Amritam Shashvatam Brahme. Brahman è l'Eterno, l'origine suprema di ogni cosa, esente da nascita e morte. Le Upanishad sono il compendio filosofico dei Veda, la branca filosofica dei Veda. Le Upanishad affermano che il Brahman supremo brilla della radiosità del sole e della fonte di ogni cosa, la persona originale. E chiunque riesca a coglierne la natura si libera dell'esistenza condizionata. L'accesso alla comprensione della tua vera posizione, della tua apparizione, della tua scomparsa e dei tuoi atti si apre, quindi l'accesso alla comprensione di queste cose si apre davanti a chi riesce ad avere un attaccamento per la tua persona attraverso il servizio di devozione. La Bhagavad Gita conferma che l'essere forte di questa conoscenza è promosso al regno spirituale subito dopo aver lasciato il corpo. Perciò l'uomo di intelligenza che desidera attraversare l'oceano dell'ignoranza materiale, prende rifugio ai tuoi piedi di loto ed è così elevato senza difficoltà al mondo spirituale. Innumerevoli sono i pretesi adepti della meditazione, ma tutti ignorano che tu sei l'anima suprema, presente nel cuore di ciascuno, come insegna la Bhagavad Gita. Che bisogno c'è allora di cercare un altro oggetto di meditazione oltre alla tua persona? Colui che medita costantemente sulla tua forma originale, quella di Krishna, attraversa facilmente l'oceano delle tenebre materiali. Ma coloro che ignorano la tua identità come anima suprema dovranno rimanere in questo mondo nonostante tutte le loro cosiddette meditazioni. Una persona che ha contatto con i tuoi devoti impara a capire che tu, Sri Krishna, sei l'anima suprema originale, diventa capace di superare questo oceano di tenebre. Come chi smette di scambiare una corda per un serpente è libero dalla paura, così non ha più ragione di temere l'esistenza materiale, colui che comprende la natura della tua persona attraverso i tuoi insegnamenti, come nella Bhagavad Gita, o attraverso i tuoi puri devoti, come nello Srimad Bhagavatam, e in tutte le scritture vediche, la cui essenza rivela che tu sei il fine ultimo di tutto il sapere. Come colui che distingue una corda da un serpente procede senza paura, così chi è impegnato nel tuo servizio di devozione considera insignificante la liberazione nonché l'incatenamento alla materia. Il Bhakta sa che l'universo materiale ti appartiene e quindi usa ogni cosa nel tuo sublime servizio d'amore, perciò non conosce schiavitù. Per l'abitante del sole, per chi abita sul sole, non c'è né giorno né notte. E tu, Krishna, sei come il sole e Maya come l'oscurità. Là dove c'è il sole non c'è l'oscurità. Così, per coloro che si trovano sempre in tua presenza, non c'è né incatenamento né liberazione, perché essi sono già liberati. Invece, coloro che a torto si credono liberati, senza aver preso rifugio ai tuoi piedi di loto, cadranno di nuovo perché la loro intelligenza non è purificata. Avishuddha Buddhayo si dice. Avishuddha Buddhayo. Intelligenza non purificata. Va bene. Continuiamo la lettura di questo capitolo
mercoledì prossimo, che è molto lungo, molto denso, molto denso, anche a un certo punto inizia anche difficile mantenere la concentrazione, perché vediamo è veramente un trattato di alta teologia. Va bene, continueremo mercoledì prossimo alle ore 19. Il libro di Krishna Ki Jai, Granta Raja Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Allora, un piccolo annuncio. Domani, come consueto, alle ore 18:30 ci sarà il seminario sulla Bhagavad Gita. In questi giorni, qui presente nel nostro tempio, una devota che proporrà domani, anche in questo tempio, così come già da lunga pezza, tanto tempo propone in quel di Milano, nel tempio di Milano, proporrà una piccola espressione di mantra yoga. Inizieremo, tu si copi a che ora? Ok, quindi un'ora dalle 6 alle 7, poi alle 7 normalmente inizia, sappiamo che inizia la lettura della Bhagavad Gita, il collegamento normalmente inizia alle 6 e mezza, però domani lo inizieremo alle 6, quindi alle 18, e canteremo. Mantra yoga significa appunto yoga, unione con Dio attraverso i mantra, attraverso il canto, bhajan, kirtan, no? Che sono canti e musica in glorificazione della persona suprema, un po' come Brahma stava facendo adesso, stava glorificando Sri Krishna cantando nelle glorie. Noi domani faremo ugualmente, cantando Hare Krishna con gli strumenti insieme ai devoti, tutti quanti qui nella sala del tempio. Quindi chi volesse partecipare a questo evento speciale, veramente speciale, Mantra Yoga, domani alle 18, collegamento si aprirà qualche minuto prima, e chi vuole venire, chi ha la possibilità di venire personalmente, è proprio un'esperienza molto molto, è unica, il Mantra Yoga, cantare Hare Krishna per un'ora insieme ai devoti, qui nel tempio, di fronte a divinità, di fronte a Prabhupada, no? Nella compagnia spirituale dei devoti, è veramente un'esperienza unica. Che fortifica e foraggia la nostra devozione a Sri Krishna, Dio, la persona suprema. Grazie, grazie a tutti per l'attenzione. Da internet non c'è nessuno che parla, però sicuramente avranno ascoltato. Hare Krishna, buonanotte e buona giornata domani. No, quella lì erano di ieri. Grazie, grazie. No, di stamattina. Del programma di stamattina. Dai, Hare Krishna. Dove sono le 8? Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Govinda jaya jaya Gopal jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Govinda jaya jaya Gopal jaya 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 Jaya
jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda jaya jaya Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya 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 Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Hare Rama, Hare Rama.